Abbiamo iniziato un anno fa e qualche mese in Parlamento. Le persone che vedete qui sono il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, il primo nella storia. Allora, quando siamo arrivati in Parlamento, ci siamo ritrovati contro tutti, e voi lo sapete, ma sapete anche, una folla in delirio, è fantastica sta qua. Allora, ci fate parlare? No. Grazie. Vi ricordate come ci chiamavano all'inizio, no? Incompetenti. Dicevano che avevamo poca esperienza, che non avevamo capacità politica per stare lì dentro. Ve lo ricordate? Lo hanno detto a tutti quanti noi, ce l'hanno spiegato, che dovevamo avere 20 anni di esperienza per riuscire a fare politica. Quando siamo arrivati lì, all'inizio, abbiamo iniziato a crederci anche noi, talmente delle volte che ce l'hanno detto. Oggi, io stasera qui, dopo farò parlare altri, io stasera non vi vengo a parlare degli altri, non me ne frega niente degli altri. Io vengo a parlare di quello che ha fatto questa gente, grazie a voi, grazie al vostro sostegno. Allora, lo vadano a dire a gente come Mattia Fantinati della Commissione Attività Produttive e gli altri che sono degli incompetenti, dopo che abbiamo fatto passare una legge, che è legge dello Stato, che dice che d'ora in poi si sospendono tutte le cartelle esattoriali di Equitalia alle imprese che devono avere soldi dallo Stato. Lo vadano a dire a gente come Azzurra Cancelleri, che il 27 maggio porta in aula alla Camera la legge che abolisce Equitalia per sempre. Ce ne liberiamo. Lo vadano a dire a quelli che hanno fatto approvare una norma, ve l'avevamo promesso che ci saremmo battuti per ridurre la disoccupazione, ve l'avevamo detto. Grazie a noi oggi tutte le imprese che hanno soldi dallo Stato e poi delocalizzano all'estero devono restituire i soldi, altrimenti non se ne possono andare. Andate a raccontarlo a persone come Riccardo Fraccaro, che è un inesperto che con tre righe di emendamento ha fatto saltare 3 miliardi di euro di affitti d'oro che andavano ai palazzinari in Italia. Andatelo a dire a lui che è un inesperto, che non ha esperienza, che è incompetente. Andatelo a dire a chi si è battuto per la scuola di questo gruppo parlamentare. Dall'anno prossimo le famiglie potranno risparmiare 500 euro sui libri scolastici, perché abbiamo fatto approvare una legge che dice che le classi possono lavorare finalmente sui libri digitali a 0 euro. 0 euro! Allora, io vi posso dire solo che sono orgoglioso di far parte di questo gruppo parlamentare.
gruppo parlamentare che tutti davano per spacciato a 2 mesi dalle elezioni, che dicevano che non ce l'avremmo mai fatta. Oggi ci vengono tutti dietro sui nostri temi, i vostri temi, quelli che nel programma erano definiti populisti, ora ci inseguono tutti. E io vi posso dire una sola cosa, che noi magari non avremo esperienza, ma abbiamo entusiasmo e con quello cambieremo questo paese, con l'entusiasmo. Quando ci hanno detto, quando ci chiedono che cos'ha di speciale questo movimento, io dico solo una cosa, che è fatto di cittadini comuni, quelli normali, quelli che in un paese anormale, con la normalità, con il buon senso, fanno una rivoluzione, ed è quello che stiamo facendo. Sono oltre 100 le proposte del Movimento 5 Stelle che sono legge dello Stato oggi, e l'abbiamo fatto dall'opposizione con tutti contro. Ma oggi io vi dico una cosa, io mi sono scocciato di stare all'opposizione, perché sono degli incompetenti e possiamo governarlo noi, questo paese lo possiamo governare noi. Serve un medico in regia, Croce Rossa, serve un medico che avete in regia. Chi avete qui sono persone che hanno rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, si dimezzano lo stipendio, lo mettono su un fondo per le piccole e medie imprese in difficoltà, dove ci sono già 10 milioni di euro dei nostri stipendi, lì sopra, che aiutano le imprese. Avete di fronte un movimento che ha detto e ha fatto quello che diceva. Ora andremo in Europa, ci andremo con le stesse persone normali, degli sconosciuti, e saranno quegli sconosciuti a girare come un calzino il Parlamento europeo. E lo sapete con cosa? Con un solo valore a cui ci hanno disabituato in questi anni, che è l'onestà. L'onestà. Onestà, 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 onestà. Io sono troppo emozionato. Adesso passo la parola ad un altro fratello, un altro amico di battaglia insieme in quel Parlamento, Alessandro Di Battista.